Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa mia nuova routine. Oggi, come avete letto dal titolo, vi mostrerò la mia afternoon routine. Appena tornata da scuola, la prima cosa che faccio è appoggiare le cose in camera e poi scendere direttamente per pranzare. Dopo che ho pranzato io do da pranzo ai miei animali, tranquilli che quella forchetta la uso solamente per loro. Poi raga, quando torno in camera mi piace sempre sistemarla. E finalmente mi posso un attimo rilassare guardando dei video. Dopo tutto ciò, ovviamente devo andare a cavallo, quindi mi cambio. Non tutti i giorni ho a cavallo, ma siccome questa è la routine della mia giornata tipo, ho deciso comunque di mostrarvelo. Quindi prendo tutte le mie cose, mi finisco di preparare e poi vado. Ho finito l'allenamento, quando torno a casa sono stanchissima. Appoggio tutte le cose dentro l'armadio a caso. E poi mi metto a fare i compiti barra studiare, perché sennò finirei troppo tardi, perché comunque già arrivo verso le 4 e tre quarti. Dopo i compiti preparo sempre lo zaino. Poi raga, mi cambio anche perché non mi piace stare con i vestiti di cavallo. E poi finisco di sistemare appunto la scrivania. Qui arriva la parte della mia afternoon routine che non so bene dirvi cosa faccio, perché una volta che sono tra virgolette libera fino alle 6 ci sono giorni che sto semplicemente sul cellulare. Giorni in cui devo risolvere alcune cose con YouTube o comunque email, giorni in cui voglio uscire. Oppure ci sono giorni in cui devo editare e in questo caso appunto edito. Ok raga, allora il video si conclude qua. Scusatemi per la qualità che sto registrando al cellulare, che ho la telecamera scarica. So che il video non è stato molto lungo, di pomeriggio non faccio nulla di speciale, quindi è un po' difficile, cioè nel senso che e non ho proprio una routine, quindi ho dovuto farvi vedere alcune possibili cose che posso fare, ma appunto non è che ho una routine proprio il pomeriggio. Quindi nulla raga, io spero che comunque vi sia piaciuto. Se è così lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate le notifiche, perché YouTube non manda le notifiche appunto a chi non ha la campanellina attivata. E seguitemi anche su tutti gli altri social, perché sono molto più attiva rispetto a qua su YouTube. E noi ci vediamo al prossimo video, che escono tutti lunedì, mercoledì, venerdì alle 2.